Che io sono a fare qua, Ma io sono quando vai da un cliente, noi insomma la trattativa è sempre come una sorta di braccio di ferro. Tu sei il direttore e facciamo un braccio di ferro. I servizi sono troppo cari. Dipende da quanto è disposto a spendere per risolvere i problemi che ha. Ma è una truffa! No! Ciao, bentrovati per questo nuovo episodio di Across Vlog. Oggi con me ho niente poco di meno che Edoardo, il nostro direttore commerciale. Salve. Allora, prima domanda di rito classicona. Chi sei? Cosa fai? Non ti chiedo cosa ho mangiato ieri sera, nel senso, giusto, inquadrati. Io sono Edoardo Marrone, sono il direttore commerciale di Across e quello che faccio all'interno dell'agenzia è di gestire un team di commerciali e seguire tutto quello che riguarda l'ufficio commerciale, diciamo dalla A alla Z. Seguo anche lo sviluppo commerciale di Chetariffa e poi una serie di altre attività che in realtà sono in divenire perché, come sapete, non ci fermiamo mai. Tu sei in Across comunque, se non ricordo male, sin dagli inizi, giusto? Ecco, bene, sì. Com'è la tua Cross? Cioè, come l'hai vista evolvere sotto i tuoi occhi? Beh, ci sarebbe da parlarne un po'. Cioè, allora, io ho iniziato che praticamente dall'inizio, quando è nata Cross, che eravamo circa 5, 6, 7 persone e facevamo solo un'attività, cioè posizionamento, creazione di siti e posizionamento. Uh-huh. La struttura si è andata professionalizzandosi sempre più negli anni, perché quando siamo partiti eravamo tipo un gruppo di amici, tra virgolette, facciamo queste cose qua per passione che ci interessava. Adesso invece è diventata proprio un'azienda. Big company. Sì. Ma cosa significa ricoprire il ruolo di commerciale all'interno del digital marketing? Il commerciale nel digital marketing non è solamente un venditore, ma è più un consulente. Mm-hmm. Nel senso che i nostri commerciali, me compreso, quando andiamo dai clienti non andiamo per vendere un prodotto finito, ma andiamo per fare una consulenza un po' più ad ampio respiro. Andiamo e diciamo, senti, ma allora... Poi vendiamo anche aspirapolvere. Beh sì, rispetto agli inizi, rispetto a quando comunque ho cominciato in Across, quindi sono 8 anni come ogni tanto ricordiamo, il mercato in che direzione è andato? Come si è evoluto? Cioè, tu sei partito appunto facendo siti, comunque consulenza di siti, e adesso stiamo dove? Queste sono domande proprio. Queste sono domande che richiedono solo 30 secondi. Per vai! Nel 2011, quando è nata Cross, la componente digitale all'interno della spesa che un'azienda, cioè del budget che un'azienda allocava per le spese di marketing, la componente digitale non era così grossa. Negli ultimi appunto 10 anni, cioè la percentuale, l'incidenza della spesa su digital marketing, considerando il totale della spesa del marketing, comunque è aumentato molto. Io so che comunque tu vieni intervistato molto spesso. Comunque tu vai alle fiere, insomma, fai sei direttore commerciale, l'intervista, ma questa non è... Purtroppo per l'agenzia. Questa però non è un'intervista come tutte le altre. No. Perché questa è quella che ha il momento influencer. Infatti ora guarda in camera. Tu in questo momento sei un influencer. E la domanda per te è questa. Quali sono le qualità che un buon commerciale deve possedere? Proprio una cosa influencer, quindi proprio dilla come la direbbe, non lo so, Montemagno. Le qualità di un buon commerciale, sicuramente la capacità di ascolto, l'intelligenza. Esistono molti stili di vendita, non te lo devo certo dire io, c'è quello un po' più aggressivo, quello un po' più blando, ma il tuo, qual è? Sì. Qual è quello che ti rappresenta? Tu come vai da un cliente? A parte con un enorme sorriso. Allora, sicuramente cerco di andare ben vestito. Non è una cosa scontata. Non è una cosa scontata perché comunque, cioè, è vero che l'abito non fa il monaco, però si dice anche che il monaco veste l'abito. Cerco sempre di creare un rapporto con l'altra parte, cioè il più confidenziale possibile. Il mio approccio è proprio quello di cercare di creare questo rapporto con l'altra parte in modo tale da mettere a suo agio l'altra parte e fargli capire il più possibile che io sono qua per trovare una soluzione che vada bene, cioè, ad entrambi. Bene, allora come ultima domanda volevo chiederti questa cosa qua, che è quello che un po' chiedo a tutti assieme a... Ecco, ma qua... Il direttore! Il direttore!
ragazzi, grazie per grazie. Mi sembra un déjà vu della serata di venerdì sera. È vero, eh? Ok, allora, la domanda di rito insieme a quella chi sei è ovviamente se c'è qualcuno, un film, un libro, qualcosa che ti è di ispirazione nel tuo mestiere e nella tua vita personale. Mi piace molto guardare i film, in generale i film che mi piacciono di più sono film insomma d'azione, di spionaggio. Quindi film The Wolf of Wall Street. Ma sicuramente no. Wolf of Wall Street l'ho già visto diverse volte e mi piace molto. Poi in realtà ci sono anche tipo Wall Street, il primo e il secondo, belli. Una serie che mi è piaciuta molto è Billions. Ah, oh, carina, sì. E un'altra serie che mi è piaciuta molto è Suits. Cioè una serie di film che non parlano di vendite vere e proprie, però dei quali ci sono riuscito a trarre degli spunti interessanti. Perfetto, vai, fighi. Quindi li consigli? Assolutamente. Secondo momento influenza. Momento pubblicità. Esatto. Perciò gioia, ho finito. Quindi ho smesso di torturarti e ti ringrazio. Ah, bene, allora continuiamo. Sì, sì, sì. Io ovviamente vi saluto. Seguiteci sul nostro canale YouTube e anche sui nostri social, trovate le indicazioni in descrizione. Io Edo ti ringrazio. Grazie e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Ciao! Grazie a te, Renato, grazie a te! Sì, grazie a te, l'ho detto! Eh sì!